È un sito che ha avuto grande successo, che è pieno di contenuti, come chi di voi lo ha visitato, lo visita qualcuno quotidianamente di voi, sa bene, dove peraltro ci sono anche delle pagine statiche, vi hanno detto che si chiamano così, che però sono importantissime, perché ad esempio c'è tutta l'opera di Luigi Einaudi, c'è l'opera di Luigi Einaudi che si può consultare ed è consultata da tanti studenti e non solo dagli studenti. Questo è stato uno sforzo organizzativo notevolissimo che abbiamo fatto. Il successo ci ha riso, siamo contenti, cerchiamo di proseguire per quello che abbiamo fatto. La politica continuerà probabilmente a non appartenerci, nel senso della, dicevo prima, della politicie, però le iniziative culturali come quella di stasera invece ci fa piacere continuare a coltivarle, perché ritengo che siano molto importanti. Questa sera abbiamo voluto fare un omaggio agli iscritti, che sono tanti quest'anno, della scuola di liberalismo, e l'omaggio che abbiamo voluto fare invece che 12 lezioni, 12 più 1, il più 1 non poteva che essere il nostro amico che è qui seduto alla destra, che alcuni di voi, sempre perché sono nati da non molti anni, oppure perché non erano nell'età della regione, molti di voi non sanno che questo signore che è seduto qui alla destra ha avuto la sua prima esperienza parlamentare nel Partito Liberale, attraverso il Partito Liberale, cioè è stato eletto deputato per la prima volta. È stato deputato nel Partito Liberale Italiano, l'unico partito liberale che conosco. Sono legate a Vittorio, secondo me, alcune delle battaglie di civiltà, civiltà tout court, non solo civiltà giuridica, della bellezza, eccetera, di questo paese in questi anni. Gliene va dato merito e va riconosciuto. Io posso essere di parte quando parlo di Vittorio Sgarbi, perché magari non sono, come dire, più attendibile di coloro che parlano di Vittorio, incensano Vittorio. C'è poco da incensarlo. Chi come me ricorda le finestre della poca aria pulita che si respirava in questo paese negli anni dopo il 93, parlo di Sgarbi Quotidiani, di una trasmissione che ha avuto un successo enorme, che era in un'epoca buia, un momento di grande partecipazione e di argine rispetto al giustizialismo imperante, riconosce a Vittorio questi meriti. Ovviamente Vittorio ha tanti altri meriti. Le mie frequentazioni, una volta quotidiane, ahimè ormai non più quotidiane perché gli anni avanzano, i miei, quelli di Vittorio no, ma una volta quotidiane mi hanno portato ad apprezzare di Vittorio anche tanti altri aspetti forse a voi più noti, per cui su questi non mi soffermo. Mi interessavano alcune pillole che magari erano meno note, come appunto la storia di Vittorio nel Partito Liberale. Io ho avuto modo per lavoro di andare spesso a Palermo, per esempio, in questi anni, per introdurre quello che sarà il tema della chiacchierata di oggi, della lectio magistralis di Vittorio di oggi. Devo dire che percorrendo i viali di accesso al centro di Palermo, venendo dalla circonvallazione, mi rendo conto e penso spesso a Vittorio, perché io penso che in quell'orrida bruttura, in quelle orrende strade con quei palazzoni grigi, non può che crescere criminalità. Lì dove non allinea, non alberga la bellezza, certo non può albergare la libertà. Vittorio ha fatto una battuta qualche settimana fa e tutti hanno pensato, sì, questa l'ha fatta perché è amico di Giuseppe Benedetto. In realtà Vittorio l'ha fatta perché ci crede veramente. Quando può apparire un paradosso sgarbiano, Vittorio dice: per me la Sicilia, prima di Sennunte, di Agrigento e di Segesta, è Villa Piccolo. Vittorio dice una cosa profonda: Sennunte, Segesta, tu vai a visitare Villa Piccolo, che è un luogo che Vittorio e io conosciamo bene, a Capodorlando, la vai a vivere, vivi una Sicilia che è ancora quella della nostra memoria, quella che abbiamo letto sui libri, ed è un altro scrigno di bellezza di dove abbiamo cercato in questi anni, Vittorio e io, di preservare, di coltivare
quella bellezza in nome di quei principi. Io dico spesso ai magistrati, amici e ben amici che mi vengono a trovare, ecco, voi dite e parlate sempre di combattere la criminalità, però quando ho avuto occasione di riunire tutto il governo siciliano per tener loro una lezione, ho spiegato che il problema che ha il governo in Sicilia, ad esempio, non è quello, qui c'è l'assessore regionale, che non se ne avrà male perché l'assessore Interlani, il problema che ha il governo della Sicilia non è la criminalità, perché quella si può combattere, il problema che ha è la mediocrità, perché rispetto a quello alziamo le mani. Ecco, Vittorio è l'alfiere di tutto questo, no? È l'alfiere della battaglia contro la mediocrità. E io credo che la libertà si tutela così, i nostri giovani, i nostri ragazzi si fanno crescere così, se crescono in quelle periferie di Palermo, dico Palermo perché mi piace il cuore, perché è la capitale della mia regione, così nessuno, dove io sono nato, così nessuno si offende, ma se uno percorre quegli orrendi vie con quei palazzi, ma poi come fa a coltivare il culto della libertà? E allora il tema bellezza e libertà, che ho pensato e ho voluto per la lezione di oggi, non poteva che trovare in Vittorio Sgarbi l'interprete più alto. Finisco con un'altra annotazione personale, ne potrei fare tante, alcune che non si possono dire, sulla vita mia e con Vittorio e assieme a Vittorio. Devo dire che Vittorio, ad esempio, che è anche un lettore compulsivo, di tanti libri, di tanti testi, è stato dall'altro quello che, ecco, così qua chiudiamoci, sono le televisioni, cioè, è stato quello che mi ha fatto conoscere uno dei filosofi, degli scrittori più interessanti di questi ultimi anni. Un giorno Vittorio mi disse: tu non hai mai letto, ciao Senatore Palumbo, ti salutiamo, che è arrivato, tu non hai mai letto, ad esempio, e devi subito andarlo a trovare, anche se non lo troverai, perché il libro ormai è scomparso, Difendere l'indifendibile di Walter Block. Aveva ragione, confesso, non lo avevo mai letto, ora è uscito la seconda edizione, quella in giallo. Questo per dirvi che quando di Vittorio, e per Vittorio, parliamo anche di un altro tema a cui abbiamo dedicato questo anno della Fondazione, che è quello della tolleranza. E dico spesso, sulla tolleranza bisogna coinvolgere Sgarbi, qualcuno si mette a ridere, ma come Sgarbi sulla tolleranza? Sgarbi è l'opposto della tolleranza, non è per nulla vero. Sgarbi è l'opposto di quella mediocrità di cui parlavo prima, in una società sempre più intollerante, in cui il blocco di difendere gli indifendibili, oppure gli splendidi libri del filosofo post-crociano che abbiamo qui, post-crociano credo che ti definisci anche tu, post-crociano, per cui che è Corrado Core, o di tanti altri amici che sono qui presenti, e hanno questa, secondo me hanno questo compito nella società di oggi, quella di far crescere i giovani e far conoscere ai giovani qualcosa di più e di meglio del vaffa grillino. Ecco, questo a me pare rilevante. Io qui mi fermo, lascio la parola a Simone, che vuole dire credo qualcosa sulla scuola che inizia oggi, e poi a Vittorio. Grazie. Allora, grazie a tutti, io sarò brevissimo. Ringrazio innanzitutto il professor Sgarbi che ci onora della sua presenza, una lezione ovviamente non banale. Abbiamo detto il corso di quest'anno sarebbe stato un corso da risposte non banali, risposte che probabilmente non sentite mai se non dopo la mezzanotte in televisione. Noi le vogliamo dare qua, le vogliamo dare a tutti, c'è la diretta streaming. Tra noi tantissimi amici, ringrazio il professor Ocone che sarà anche docente alla scuola e ci dirà perché i liberali sono diventati minoranza in Europa, in Italia, forse anche nel mondo probabilmente. Senatore Palumbo, che scusami senatore, ma il vero killer dell'Italicum ce l'avete là ed è lui, oltre che di tanto altro. Abbiamo anche l'amico Cattaneo, già sindaco di Pavia, tantissimi amici. Io un ringraziamento particolare lo debbo al dottor Marco De Eugenio, dottoressa Mirna Taddei, che mi hanno veramente assistito anche in preda alle convulsioni, perché
devo dire che non è semplice organizzare una cosa del genere, ma la risposta è stata eccezionale, vi ringrazio tutti. Ringrazio anche il Comune di Roma, che inaspettatamente, devo dire, ci ha concesso il patrocinio tramite il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, e l'assessorato, oggi si chiama alla crescita culturale. Siamo ancora fermi da Battiato, no? Che voleva togliere gli assessori alla cultura. Vediamo se veramente ancora, no? Serve un assessorato, oppure probabilmente non so se il declino di certe città e di certe realtà è inesorabile. Io credo di no, professor Sgarbi ce lo dirà. Ringrazio ovviamente Radio Radicale, Formiche, La Notizia Giornale, Il Dubbio, che sono Liberi TV, che sono i nostri immoderati media partner. Ovviamente ringrazio l'Adam Smith Society, che è stata la prima ad associarsi a questa scuola, insieme a tanti altri amici, Agol, ne dimentico forse qualcuno, tra i tanti. Io vi do il benvenuto alla scuola di liberalismo. Ovviamente abbiamo per la prima volta, qui ci tengo, il patrocinio dell'Internazionale Liberale, che vuoi o non vuoi è l'unica istituzione liberale rimasta diciamo intatta rispetto ai cambiamenti. Presidente, ricordiamo, è stato anche Giovanni Malagodi che ha fondato questa nostra fondazione. Vi ringrazio, lascio la parola al lunedì 27. Lunedì 27, ha ragione il Presidente, ci sarà la prima lezione, diciamo, effettiva, con la presenza del Vice Ministro agli Esteri, Benedetto Della Vedova, che ci parlerà d'Europa. Probabilmente, sono in attesa di conferma, lo stesso Luca Bergamo, che io apprezzo doppiamente, perché ovviamente viene da una giunta che non è per niente in linea con quelle che possono essere le idee di noi liberali, però devo dire ha dimostrato di essere, no, un liberale, e ci ha concesso il patrocinio, devo dire, inaspettato. Quindi appuntamento a lunedì 27 alle ore 18, il programma completo lo trovate sul sito tramite il quale vi siete tutti iscritti. Vi ringrazio e vi lascio alle parole del professor Sgarbi. Grazie. Faccio anche da assistente al professore, vediamo se partiamo da... Boh, più o meno, sì, ma in realtà sarei partito volentieri da Galbraith, come tenterò di fare, se non avessi sentito il nome dell'assessore alla crescita culturale, che non ricordo, ho letto da qualche parte che ha una provenienza veltroniana, quindi sospetta. Ma indipendentemente dalla sua volontà, natura, identità, trovo sommamente riprovevole che un sindaco, nel momento in cui determina le funzioni essenziali dei suoi delegati, che sono gli assessori, inizi con cambiarne il nome, come se le parole non avessero una sostanza vera, ma occorresse potenziarle. E così è avvenuto che un inutile assessorato, quello alla semplificazione, che è una di quelle parole che sono intervenute per spiegare come fosse possibile limitare la furia legislativa dei parlamenti, e quindi in Parlamento ho visto un altro singolare personaggio che si chiama Calderoli bruciare leggi inutili, tutte cose che hanno molta retorica e poca sostanza, ma quell'assessorato di per sé inutile non si chiama più assessorato alla semplificazione, ma assessorato a Roma Semplice. Ora, sentire una cosa più ripugnante di una sostituzione di un nome già di per sé sgradevole, come quello idiota di chiamare Roma Semplice, non si capisce perché Roma è una città complessa più di ogni altra, non capisco cosa deve semplificare, se non semplificare le teste vuote di questi ignoranti che fanno parte di questa giunta. Ma nell'ordine il processo ha investito anche i trasporti, che non si chiamano più assessorato ai trasporti, ma assessorato a Roma che si muove. Ora, che la città stessa si muova è il segnale. Io non so come abbia mosso l'anima di quel riformatore che ha pensato di cambiare i nomi, peggiorandoli di gran lunga, perché poi l'assessorato all'ambiente, già di per sé un altro assessorato che determina una necessità proprio perché l'ambiente non è rispettato, si chiama assessorato alla sostenibilità ambientale. Ora, non c'è parola più perversa e corrotta della parola sostenibile. Io sento da anni una quantità di idioti, saranno circa 30 anni,
che così come tante parole hanno introdotto, da, non so, castello diventa location, godere diventa fruire, e ciò che è fatto nel rispetto della logica del buon senso diventa sostenibile, lo sviluppo sostenibile. Ora, io quanti ne ho sentiti di idioti parlare di uno sviluppo che non deve essere né sostenibile né sostenibile, deve essere coerente con la forma di una città. E chiaramente a Roma, come in tutte le città italiane, è stato insostenibile perché è corrotto. Chi ha corrotto la bellezza dei luoghi ha dimostrato come quello che ha ritenuto sostenibile, cioè fino a un certo limite in cui la bellezza potrebbe reggere, è in realtà stato totalmente insostenibile. Andando nell'ordine però, quando si è arrivati a definire l'assessorato alla cultura, si è superato il livello, perché di una città degradata, entrata nella cupa ignoranza, direi già dai tempi di Alemanno, basta così valutare le scelte fatte da quel sindaco, pensare di non limitarsi alla sobria definizione assessorato alla cultura, già corrotta da un'altra area di barbarie nel nord Italia, diventando alle culture, alle identità. Gli assessorati del nord erano tutti assessorati alle identità. È chiaro che uno ha un'identità, siamo nati con l'identità, non c'è bisogno che tu lo sottolinei. Le culture poi si moltiplicano in una, diciamo, sociologia antropologica, ma la cultura ha una sua dignità. Quindi direi che l'assessorato andava bene così. No, per prendere per il culo e sollecitare il mio dotto compagno di tavolo, l'hanno chiamata alla crescita culturale. Ma che devi crescere, cretino? Ma cosa ti viene in mente di sostenere, di crescere? Quindi a me sta sui coglioni Bergamo, perché una persona che ha dignità rifiuta quell'assessorato. Dice, sono l'assessore alla cultura, semmai, ed è fin troppo. Non alla, tu hai l'ambizione di far crescere me, io non voglio essere cresciuto da te. Non voglio un assessorato dirigista che faccia crescere il popolo sottoposto alle sue cure, perché il rischio è altissimo. Tu non puoi presumere di crescere quando sei così in basso. Allora dite a Bergamo che io non voglio patrocini, che tolga il mio nome dal suo patrocinio, che io odio i patrocini in generale quando non siano onerosi, perché il patrocinio è un'altra delle suggestioni che io conosco bene, essendo stato l'assessore alla cultura più ricco d'Italia, perché ero a Milano e avevo un bilancio di 34 milioni di euro. Non ho mai dato un patrocinio che non fosse oneroso. Mi sembrava ignobile prendere un'iniziativa che è costata, chi l'ha fatta qualcosa, e arrivare lì per dire è del comune di Milano. No, ti do 10, 20, 30, 50, ho anche prestato a comuni deboli come Bologna. Quando Angelo Guglielmi, il mio buon amico, fu assessore di Conferati, mi propose, mi chiese un consulto per una mostra su Mattia Moreni. Non vi dico che l'artista, che in gran parte di voi non segnala nessuna reazione, che è un artista abbastanza, come dire, suggestivo, ma insomma non voglio parlare di lui, e invece a Parigi era stata preparata, senza una seconda sede, una mostra del Primaticcio. Ora, Primaticcio, anche lui suona le mostre da ricchi, forse non proprio familiare, ma diciamo che vale fra le 800 e le 1000 volte più di Moreni. Dice, guarda, non fare Moreni, qualunque cosa ti costa, fai Primaticcio. La mostra costava 100.000 euro da Rigi a Bologna, e lui diceva, non ce li ho, te li do io. Gli ho prestato 100.000 euro da assessore, e lui ha fatto con i soldi miei, forse restituiti, la mostra del Primaticcio. Allora, il patrocinio o è oneroso o va respinto. Voi dovete rinunciare a quel cazzo di patrocinio che vi mette in testa un comune in cui non c'è nessuno. E così vale per un altro ente inutile, di cui io sono il massimo denigratore, che si chiama UNESCO. Non c'è niente di peggio dell'UNESCO. Dovete guardarvi bene da essere coperti da quella immonda feccia di ladri che sono un gruppo di burocrati che prendono soldi e non ne danno. Che si chiamano UNESCO, che è un buon marchio, praticamente, come uno che chiami un ristorante di periferia McDonald's, certo, sicuramente c'è un richiamo ed è l'unico che, ma io ho inventato un'alternativa all'UNESCO che si chiama Unentro, che è una società che è molto semplice, cioè UNESCO tutela, mettiamo, 500 siti nel mondo. Tutti sanno che l'Italia è il paese che ha più siti tutelati, sono circa 55, tra l'altro anche quelli incorporei, quelli come chiamano immateriali, cioè vengono anche, non so, notificate dall'UNESCO le Langhe in Roero. È una buona idea petriniana, perché da quando Petrini ha inventato quella cosa mirabile che ha un brutto nome perché è inglese, ma è la verità, slow food, cioè di una lentezza che diventa memoria, storia e tradizione, sono, invece di vincolare il Duomo di Milano, hanno vincolato le Langhe in Roero. Bello, giusto.
Non accontentandosi, hanno anche stabilito un'altra immaterialità, quella delle macchine a spalla per funzioni religiose. È un altro ossequio a quel mondo di antropologia culturale che ci pone davanti a una contraddizione. Da ragazzo, la materia più di moda della mia università, davvero ormai da circa 30 anni, forse dalla fine della guerra, era antropologia culturale. Veniamo chiamati noi a Bologna a studiare le più remote tribù dell'Australia, dell'Africa, mostrando per loro un supremo rispetto delle tribù i cui riti, anche i più tribali, erano degni di ogni attenzione. E per quei riti abbiamo coltivato una religiosa fede, salvo perderla completamente per la religione cristiana, la quale deve essere insultata, denigrata, togliere il crocifisso. Io quando vedo un preside che toglie il crocifisso, lo vorrei qui, in quest'aula liberale, al posto, a fianco della faccia dei Nauri, che posso portarlo, perché immaginare che tu hai il Cristo a fianco di Mattarella, di Napolitano o di Scalfaro, e che arriva un preside di merda, cosiddetto laico, e toglie il Cristo e lascia Mattarella, capisco che siamo in un degrado. Cioè noi siamo nel 216, siamo in piena età cristiana, dubito che mai nasca quella mattarelliana. Per cui dice, io Mattarella è il presidente, presidente di che cazzo di buco di culo sei? Ma chi cazzo sei? Cristo è Cristo comunque. I liberali cristiani sono gran parte dei buoni liberali. Quindi quando io vedo quello lì che entra in classe, dice, ha dato l'ordine del preside di togliere così, lo toglie con gli studenti che applaudono perché sono dietro quattro musulmani fetenti, che non credendo nel Cristo sono contenti di essere rispettati. Non è che Cristo gli sputa addosso come fa il loro là su di noi con le bombe. Cristo sta in croce, scomodissimo, non ci umilia ma si umilia, e io lo devo togliere per rispettare un mondo che crocifigge ancora, di fatto, per paura di uno già crocifisso da tempo, che comunque ha dato ragioni di esistenza a Scalfaro, a Napolitano e a Mattarella, tutti e tre cristiani. E io tolgo l'ultimo epifenomeno di una figura così alta e nobile e degna di ogni attenzione per lasciare un residuo, come dire, infetto, che è un presidente della Repubblica delle ultime, dopo Cossiga, non ne ho visti altri, ma ho visto una serie di scorreggioni messi lì a prendere soldi dagli interessi, lasciamo perdere le vicende umane di questi, ma lasciare Mattarella e togliere il Cristo è effettivamente inquietante. E allora, nella rinascita di una specie di conato di tutela dei valori antropologici anche rispetto a una religione abbastanza diffusa come la nostra, in comunità cristiane consolidate, così come noi rispettiamo i riti tribali del Mali, e quindi benissimo, allora hanno stabilito l'UNESCO sempre di vincolare le macchine a spalla. Quindi sono vincolate la prima macchina a spalla d'Italia, che è quella di Santa Rosa di Viterbo, quella di Sassari, quella di Turi e quella di Palmi, che è la Varia, è una macchina in cui in alto c'è una bambina vera, come l'animola della Madonna portata in cielo dopo la sua morte, che con molta acrobazia e qualche rischio si è sospesa in alto. Quello è vincolato dall'UNESCO. Non è vincolato dall'UNESCO, per esempio, il Salento e Lecce. Non è vincolato dall'UNESCO Orvieto. Non è vincolato dall'UNESCO Spoleto. Non è vincolato dall'UNESCO Viterbo. Allora, si riuniscono queste comunità minori rispetto alla Varia di Palmi, che non hanno avuto la virtù e il merito di essere conclamate dall'UNESCO e messe tra i siti mondiali dell'umanità, e vengono da me dicendo, come facciamo a entrare nell'UNESCO? Poi io li guardo, il tavolo è fatto, perché sono sempre dei tavoli, un tavolo di 15 intellettuali, parlano uno, io parlo per ultimo, tutti i quattro, dobbiamo fare un progetto, dobbiamo fare un POR, un PIR, un patrocinio, un buco di culo, tutta una serie di cose, in ginocchio chiedendo di essere ammessi, noi che siamo solo Viterbo, noi che siamo solo Lecce, noi che siamo stati fino ad oggi ignorati, come se fossero, come dire, dei reietti della società. Voi dovete fare così, risponde il quindicesimo esperto che sono io. Esponete davanti al cartello d'ingresso della vostra città: Lecce non è patrimonio dell'UNESCO, e vaffanculo, perché è l'UNESCO che ha bisogno di voi, è l'UNESCO che demerita se non ha Lecce e Viterbo, non è Viterbo che ha bisogno dell'UNESCO. Questi non lo capisco, sono talmente rozzi che piegano la testa davanti a un ente che ha un nome rumeno, UNESCO, come Eminescu, un nome che non vuol dire un cazzo, di un gruppo di burocrati idioti che non mettono una linea, siamo patrimonio dell'UNESCO. Vaffanculo, non voglio essere patrimonio dell'UNESCO, non voglio vincere
Cioè, se io vincessi il premio Nobel, che mi toccherebbe, assumerei l'atteggiamento snob di chi non ha rifiutato. Perché è bello, l'ultimo fu Sartre, e fu bello, il grande personaggio, un po' troppo religioso per me, nel suo ateismo totale. Ma la meraviglia è stato Bob Dylan. Gli dicono, guardi, lei ha vinto il premio Nobel. Vabbè, che per lui non è molto, perché sono circa 2 milioni di euro, per me sarebbero sufficienti per alcuni problemi. Capisco che lui abbia delle misure diverse. Non accetteresti per i 2 milioni? Beh, avrei dei problemi. Mi suggerisco qualcuno a cui darlo per essere pagato in nero. Perché io voglio, lo sapete, ve lo devo confessare, io non parlo mai gratis. Quindi ho trattato con Benedetto un compenso in nero, perché io non sono razzista, io amo il nero, io amo il nero, io odio dare soldi allo Stato che poi mi costruisce l'auditorio di quello scemo. Ovviamente non è vero, alzo per la finanza. Nero pur, nero nerissimo. Allora, il passaggio ultimo era... Il nove. Il nove, arriva a Bob Dylan. Bob Dylan non è che dice non vado. Perché sarebbe perfino un po' eccessivo dire non lo voglio, oppure rifiuto il denaro, lo do in beneficenza, altre cose snobali, no? Dice, guardo se quel giorno sono io. Io non ho mai visto. No, poi tutti questi coglioni di intellettuali, no, ma non va bene perché la letteratura è voce, cioè, questo non capisco, cioè, Sanremo, come dicevo, che dice, è l'ultima testimonianza di letteratura poetica dagli anni 50 in avanti, non c'è un solo poeta dopo Ungaretti o Montale, di cui rimanga traccia della vostra memoria. Se un poeta non rimane nella memoria, non è un poeta, perché la poesia è parola. Allora, un cantante, da De André a Paolo Conte a Bob Dylan, è più che un poeta, no? Ernesto Ferrer dice, no, ma si deforma il premio perché lo si dà a un cantautore. E cosa ha fatto? Ha usato le parole. Come quando andò giustamente a Dario Fo e tutti rimpiansero, intellettuale e sofisticato, che non fosse andato a Mario Luzzi. Adesso, tolti, c'è qui qualcuno particolarmente colto, ma io vi sfido tutti, voi liberali patrocinati, a citarmi un verso di Luzzi. Non ce n'è uno nella memoria, se no era molto elegante, molto chic, era molto... Senatore, qualunque cagata ha avuto, essendo un uomo sostanzialmente inutile, voglio dire, di Dario Fo, anche se non condividiamo nulla, abbiamo il corpo, le parole, ha in qualche modo contribuito a farci vedere il mondo in un modo diverso, che è la funzione del poeta. Quindi Dario Fo aveva meritatamente avuto quel premio, che non era dato a un politico o a un guitto, e quel guitto era una riedizione del più grande guitto della storia, che era Ruzzante, che è pura letteratura. La commedia popolare, la commedia dell'arte, è all'impronta, ed è molto meglio Sgarbi che all'impronta fa ogni discorso come questa direzione prende, che non quello che come una scimmia ripete tutte le sere il testo di un altro. Quello è l'attore classico, cioè più o meno come il tenore, se uno nato cornuto, sapete che il tenore è di per sé, che mentre lui canta un altro gli tromba la moglie, è una categoria su cui si può discutere a lungo, ma eludiamola per dire però che l'atteggiamento supremo verso il Nobel è quello di Dylan. Scusate, allora il Nobel è in dicembre. Aspetta che guardo. Sono al mare con i bambini. C'è scritto così, uno rispetta. Sapete che la buona educazione è non cambiare l'appuntamento per uno più importante. Cioè, una sera vi invita a cena Eva Robbins, e quello è già troppo, no? Vi invita a cena Benedetto. Quello è anche troppo. Dopodiché vi arriva un invito del Quirinale, e se purtroppo non... No. L'uomo elegante va da Benedetto e non va al Quirinale. Quindi lui ha letto lì, che l'ha scritto, sono a Selinunte al mare, non posso andare, bellissimo. Ecco, questo metodo di Dylan è quello che ho suggerito ogni volta alle città che mi hanno chiamato come consulente, per cui Lecce non l'ha mai scritto, perché soffrono anche i giornalisti. Sgarbi ha detto che non gliene frega un cazzo dell'UNESCO e che vuole un cartello gigantesco in cui umilia l'UNESCO mettendo grande UNESCO e piccolo nonno. Lecce non è patrimonio dell'UNESCO. Glielo metti nel culo 6 volte, capisci? E poi lo stampi sui giornali e poi ti distingui nel mondo dicendo non sono patrimonio dell'UNESCO, vadano a fare in culo. Ecco, allora io questo vorrei dire serenamente a Bergamo. Non voglio il suo patrocinio, se però lui ci desse, non so quando gli serve, 30.000 euro, sono sicuramente meglio di come spendere normalmente il denaro, ciao, guarderei quel patrocinio con qualche rispetto. Grazie del patrocinio. Di cui di quei 40.000 euro, almeno 5.000 in nero a me, che è sempre il capitolo di cui si occupa, perché chi è stato Benedetto nella mia vita, oltre alle tante cose che lui ha detto, è stato il tesoriere dei miei non partiti.
quindi è stato l'uomo addetto a essere arrestato, perché lui aveva le mani sporche. Lui avrebbe dovuto raccogliere tutti i finanziamenti, purtroppo non arrivavano. L'unica volta che sono arrivati, il peggiore di tutti, che lo sarà anche per il migliore di voi, che è Pannella. Mai personalità più sopravvalutata di Pannella. Pannella è stato un buon uomo di teatro, simile a Dario Fo, meno grande forse, e ha imbroccato due cose le più pericolose per l'umanità: il divorzio e la morte. Ora, se c'è una cosa che è proprio l'opposto della libertà, è il divorzio. Perché l'unico modo per non arrivare a quella inutile frattura è non sposarsi. Una persona normale non si sposa, quindi non divorzio. Il divorzio è una cura traumatica per idioti che si sposano. Uno che si sposa sarà un coglione? Sì. E quindi è lo strumento per pagare per separarsi. C'è una conquista di civiltà, come adesso che si inventano che l'unica cosa buona di Renzi e del governo del centro-sinistra è una grande conquista di civiltà. Le unioni gay. Le unioni gay. Le unioni gay sono l'opposto di qualunque conquista. Cioè, hai degli uomini liberi e li fai sposare. È un'inculata, chiaramente. Vogliono essere inculati, veramente c'è una cosa. Pensate di dire a Pasolini, che andava a battere tutte le notti, una volta si è fatto scopare da 30 ragazzi, uno in fila, e dice, ti sposeresti? Vada a fare in culo. Cioè, il matrimonio è per quelle merde come Benedetto, cioè l'umanità che si sposa è un'umanità degradata e tu vuoi incitarla a risposarsi. Quindi, riforma inutile, ma apparve a noi una grande conquista. Seconda, l'aborto. Cosa c'è meglio che fare bambini? I bambini li lasciano le madri. Cosa deve fare una che si chiama madre? Occuparsi dei bambini? Pensate se la Boldrini avesse dei bambini. Come saremmo noi risparmiati delle sue stronzate, facesse la madre e non dicesse che lei, come io dico, se lei è presidente della Camera dei Deputati e delle Deputate, e siccome, presidenta forse anche, e siccome lei non è plurale e maschile, ma è singolare e femminile, lo chiamo Boldrina. Cioè, corretto, perché devo chiamarla Boldrini se è una sola? No, sì, la chiamo Boldrini. Ieri ho anche applicato questo metodo. Sapete, quando io sono un grande cacatore, mi libero di merda con grandi cose che faccio meglio, forse anche troppe. Quindi, alla settima cacata diurna, stavo presentando il libro di, però anche quelle notturne sono più scomode di alzare, insomma, la tragedia di vita, questo mondo da parte facendo cacare, io caco continuamente. E allora, prima di cominciare la conferenza su Veneziani, che avveniva al palazzo Wedekind, dove c'è il tempo, chiedo il bagno. Arrivo davanti a un cartello che dice in maniera inequivocabile signore. Quindi io sono entrato, perché io sono un signore. Perché i cessi devono essere signori e non dico che signore? Io ho detto signore ed ero io. Se poi venivano delle donne, a parte che è meglio andare, quelli, sono più puliti quelli delle donne, ma se c'è scritto signore, perché devo pensare che sia un plurale femminile invece che un singolare maschile? Quindi ho cacato tranquillo lì, sono andato. Ecco. Quello della Rea Tempo. Allora, c'è quello della Rea Tempo, quello è quello del classista, e tu sei quello, un bellissimo, come si chiama? No, come si chiama quella cosa che noi postiamo, che tanto si chiama un... Cosa postiamo? Un tweet. Un video. Allora io salgo su un aereo per andare a fare una rappresentazione teatrale a Ginevra, quindi è anche bello andare all'estero. Mi prenotano un Swissair, sono così, come dire, avari che prenotano una classe economy, ma la cosa dell'autosenso, senso, se come dei grandi voli intercontinentali dovesse avuto una bella prima classe, invece no. La classe economy era uguale alla prima classe. Era il quarto posto e i primi tre, nominalmente assolutamente identici, erano separati da una tendina peraltro aperta. A metà del viaggio mi viene da cagare e io non penso neanche lontanamente che ci siano due tipi di cessi. Penso che il cesso è cesso di avere una qualità, di essere libero e di essere aperto e tu avere l'urgenza di fare qualcosa. Allora faccio tre passi, entro nel cesso e comincio a cacare. Non passano quattro minuti che sento come se fossimo durante le retate dei nazisti, boom, boom, boom. Io non dico niente. Boom, boom, questo è uno che ha più urgenza di me, ho pensato che dovesse cagare anche lui. Invece a un certo punto apro la porta e dico, sai che faccio? Siccome insistono, mi faccio vedere mentre cacco. Poi dico, ho superato questa cosa, per fortuna. Invece esco e finisco anche faticosamente, questa che era la terza o quarta cacata della giornata, apro la porta e vedo uno in divisa, e dice, lei, non so in che lingua, forse in... C'è una lingua svizzera, forse, non so, tedesco, anche francese, ma non lo volevo ascoltare, mi spiega che non era mio diritto cacare lì. Io calo dalle ore. Se no, perché lei è di classe economy, deve cacare al posto 36. Cioè, non ti viene neanche in mente che se tu puoi fare, visto che quando devi andare perché è urgente, vai al più vicino, deve essere libero e il più vicino.
non ti viene in mente, sai, da cacare qui, di andare a cacare in Campidoglio, perché c'è, allora io non ho fatto i 36 posti, e ho detto, dico, ah, ma non c'è scritto da nessuna parte, no, ma questo è implicito nelle regole. Allora questi mi hanno guardato, io ero tentato di dirgli, lei non sa chi sono io, ma cinicamente l'ho taciuto. Sono arrivato al teatro e ho fatto un video che ha fatto 15 milioni di persone che l'hanno visto, la sua sera ha avuto un calo profondissimo e hanno capito che non devono rompere il cazzo con il cesso di serie A e il cesso di serie B, che era la tesi di questi idioti. Tesi, mi hanno anche rimproverato, ero da bambino che non avevo rimproverato la mia madre, che poi è anche morta, quindi non aspetto mai rimproveri. Oggi l'ho tentato di fare uno, dico tu fatti i cazzi tuoi, cioè il rimprovero di una Stuart. Immagino che poi ho chiesto anche il loro licenziamento, perché mi hanno chiamato, dico io vorrei il licenziamento di quei due facce di merda. Cioè, se lei insiste, li possiamo anche licenziare, poi l'ho perdonato, mi fa un momento. Quindi quello magari di tasso, no, occorre applicare, quando ti infastidiscono assai. Quindi ecco, ho perduto ormai mezz'ora. Alla padella scarpa. Ecco, no, eravamo, sì, beh, dobbiamo finire, ecco, la padella Sgarbi, allora... Ma non è che sia Bergamo, la padella Sgarbi, no, hai ragione, perché tenevo... Cioè, siccome non avevo, sì, era amico di mia madre, amico mio, però a un certo punto io ho un'idea non geniale, di più. Vedo, come dire, la desolata esperienza di quello che si chiamava casa o polo della libertà, fatto di vecchi fascisti reduci, senza braccia, gente, vecchi democristiani, scaioli, cioè un mondo, come dire, privo di ogni bellezza. Dei democristiani opportunisti come Casini, che tiene il suo movimento non perché sia convinto di essere diverso da Berlusconi, è un cristiano separato, quindi è come Berlusconi, non è un cristiano, è un peccatore. Per cui io difendo orgogliosamente i valori cattolici, ma vaffanculo, i valori cattolici. La Lega, comunque era la Lega, erano quindi questi tre alleati, secondo lo schema che ricorderete. Incontro Pannella, che, come ha spiegato anche in tempi recenti, non riusciva a parlare con Berlusconi, ultimamente non riusciva a parlare con Bersani, era, cioè, è strano, cioè quando lui è alleato di qualcuno, questo qualcuno non gli parla perché ha paura di essere davvero la rottura di coglioni di questo, come dire, di questa logomachia che lui fa. E allora io dico, ma ci penso io, potremmo fare una cosa, facciamo un movimento politico liberale e lo vendiamo a Berlusconi. E dice, beh, potrebbe essere un'idea. Lui a quell'epoca era stato centrodestra, e allora lo porto da Berlusconi. Berlusconi lo riceve non nella parte delle cucine dove si mangiava, nella parte del pianoforte dove nessuno ha mai suonato in vita sua, si siede alla sedia del pianoforte, che è quelle girevoli, e sente le condizioni di Pannella. Non le capisce, non capisce proprio, perché Pannella dice, guarda, dobbiamo farti una sola richiesta per stare con te in quest'area liberale, che lui intanto girava sul sedile un po' impaziente, dobbiamo eliminare la quota proporzionale. Ora, la parola oggi evoca cose di morte, c'era il maggioritario, un 25% di quota proporzionale. Berlusconi non lo sapeva, cioè non sapeva cosa fosse la quota proporzionale. E siccome però parlava di quota, dice, sai, è una cosa che ci pesa molto. Era un dialogo fra due folli, cioè uno chiedeva una cosa, l'altro non capiva, però essendo un commerciante gli diceva no, ci costa, però diceva ti costa poco. Alla fine ha messo l'accordo e si è deciso di fare questo movimento, di cui l'anima operativa fu appunto Benedetto, che si aggiungeva agli altri tre che vi ho detto. Però per essere accettati occorreva il secondo passaggio, mettere d'accordo gli alleati. Allora, secondo incontro a Via dell'Anima, a casa Berlusconi, invece di andare a destra dove c'era il pianoforte, nell'impaziente attesa di queste conversazioni comprensibili con la UNESCO, si va a sinistra dove c'era la cena. Entriamo, il pranzo, e si vede un Tattarella tutto sbrodolato, perché Tattarella era sempre unto di brodi, lui mangiava, era l'anima dell'armonia di AN. Poi c'era Buttiglione, Mastella, Fini e Bossi. Quindi questo era il clima in cui andavo a trattare portandomi come un badante. C'era pure Pino. C'era forse anche Pino. Pino. Comunque, decidevo, io perché lui possa spiegare quello che loro sapevano, che non sapeva Berlusconi, dico, ragazzi, ditemi di sì, che cazzo me ne frega, quando, poi quando abbiamo vinto le elezioni non andiamo a fare il culo. Allora lui arriva lì e dice, vedete, io sono pronto a fare l'alleanza con voi con una sola condizione, una sola, di eliminare la quota proporzionale. Buttiglione, che ho calciato sotto il tavolo, dice, beh, ci costa, costava sempre, però potremmo anche rinunciare. Fini, allora furbo, non era ancora immerso da sub qual è
nella Tugliani, dove ha fatto un'immersione, non è ancora riemerso, nella finca di questa ristorante. E dice, caro Marco, è una cosa molto importante, tu ci credi, ci costa molto, però per il bene del Polo della Libertà, cioè sbrotolato sul fondo, anche Mastella, allora c'era Mastella, aveva capito che sarebbe intervenuto il maiale massimo che lui e gli portava via dei collegi. E allora diceva, sì, la quota proporzionale possiamo anche capire, ma i problemi etici, i problemi della famiglia, della vita, ma no, dice, io ognuno per i cazzi suoi, disse giustamente Pannella, e quindi concludemmo l'accordo. Fu faticoso, ma bello. A quel punto, una volta ottenuta questa, valutandosi 3-4 punti, e comunque un'area come almeno il partito di Casini, che allora si chiamava CCD, mando io, una volta, come dire, lavate le mani di tutto, io mi occupo solo di questioni teoriche, mando il maiale massimo che lui a trattare. Ed egli tratta con Dell'Utri e con gli altri, è talmente furbo che gli sfila 80 collegi, 80, per una realtà Pannella Sgarbi che non era ancora nata, si può dire. Casini ne aveva 100. Ora, era evidente che Casini era consolidato, strutturato, noi non lo eravamo, ma avremmo comunque avuto, nonostante i 20 collegi di meno come candidature, un risultato migliore, perché il maiale massimo aveva preso 46 collegi sicuramente vincitori. Quindi avremmo avuto in Parlamento 46 parlamentari. Una volta che il mio porco massimo mi fa questo disegno, io vado al tavolo dei radicali, tutti felici, tutti insieme, e diciamo ne abbiamo avuti 80. Si vede che Pannella è un po' disgustato. Dice, come 80? Dico, ma non hai mai avuto più di 3? Ah sì, però vedi, qui manca la par condicio. E perché 100 Casini e 89? Dico, ma non mi pare così grave. No, da quel momento ha rotto il cazzo tutti i giorni con Street Cleavers, con gli altri, tutti disperati, perché io ero trattativista e lui, alla fine, ogni giorno perdevamo 10 collegi, alla fine siamo rimasti. E lui ha deciso di andare da solo. Un coglione totale, con la lista Pannella Sgarbi che ha fatto un solo comizio in 1,9 nel proporzionale che lui non voleva, con un solo deputato Pietro Di Miglio eletto perché non si era candidata in quel collegio Forza Italia, però con questo risultato, per questo vi dico, cioè lui che va da solo, proporzionale e maggioritario, quindi nei collegi. A 10 giorni dalle elezioni ha l'illuminazione, dicendo no, ritorno con Berlusconi. Invito quindi i compagni radicali a votare per il proporzionale, che è la lista pura, Pannella Sgarbi, e per il maggioritario i candidati di Forza Italia. Tutto questo è avvenuto con una sconfitta drammatica rispetto, ma perché è avvenuto? E qui è il tema. Perché lui si è beccato 5 miliardi da Berlusconi per il partito di cui ero cofondatore, io 0, lui 5. Questo è Pannella, cioè un ladro di tutto, che è vissuto su due ridicole imprese, divorzio e aborto. Dicevo prima che niente meglio, cioè l'hanno lì con la Boldrini, cioè sono fare un figlio, vuol dire farlo non per la vita dei preti, ma perché una madre se ne occupa. Che cazzo deve fare una madre se non si passa di un figlio? Sbaglia la madre per quello. In tutto questo, le due conquiste sue sono sicuramente importanti, ma sono tutto quello. Per il resto, non ha fatto nient'altro. È stata una personalità iper sopravvalutata. E nel momento in cui noi abbiamo avuto il re dell'Azionem, capace solo di creare quella disfatta che ha determinato questa scelta. Ma non è la fine. Dopo che io ho litigato con lui anche in televisione, perché lui ha preso 5 miliardi e noi 0, noi Pannello e Sgarbi Benedetto, siamo arrivati al momento in cui io ho segnalato a Berlusconi la necessità e l'opportunità di fare lo spacchettamento per le elezioni del 2013. Quando lui era ancora al governo, io avevo accesso continuo a lui, e visto che c'erano i problemi, gli dico, fai così, nomina ministro della giustizia Pannella. Quindi ho riproposto il nome, nonostante le vicende che ho raccontato, e lui la prima volta ha fatto finta di non sentire, la seconda volta ha sentito, la terza volta ha convenuto, è arrivato a Pannella, gli ha detto di no. Quindi la possibilità di avere, perché? Perché voleva l'amnistia, come quando beveva la pipì per due giudici di merda della Corte Costituzionale che erano secondo lui la correttezza della Costituzione, ma in realtà essendo dei cacatori di merda e dei ladri, quei membri della Corte, che fossero 13 o 15 non cambiava niente. Quindi aveva questa vocazione per delle battaglie che erano sulla carta intelligenti, ma erano totalmente prive di ogni... E quando l'abbiamo messo, ma non so perché abbiamo parlato di lui adesso, a Bergamo a lui, perché anche in quel caso... Io non sono stato pagato, questa non la conclusione. Sempre mi ha preso lui. Cioè, lui ha rovinato tutto e si è preso però 5 miliardi per Radio Radicale. Vabbè, detto questo, dovete vedere le facce però, tutti con me.
a partire dalla Molina, poi c'era Free Cleavers, poi c'era Ciccio Messere, poi c'era Taranto, poi c'era un altro, Stanzani. Stanzani, perché lo sia morto, sembrava già morto, perché diceva, ma allora non si chiude? No, non si chiude, c'è niente, non è uscito nessuno. Quindi un'impresa che sarebbe stata per noi importante in quei partiti non realizzati, in cui il tesoriere, che quindi perciò si è salvato dall'arresto, c'era della vedova, erano tanti. Però tu sarei stato sicuramente arrestato, quindi è andata bene così, perché il tesoriere poi avrebbe convenuto sulla mia teoria, che io non essendo razzista amo il nero, quindi avremmo preso soldi in nero, sarebbe stata una cosa epica, poi io finivo come Craxi, insomma. In ogni caso, forse i progetti ve li racconto dopo, perché ho dei progetti politici ancora più avanzati. Però, detto questo, il tema di oggi, superato Bergamo, Pannella e Benedetto, doveva in realtà avere come esordio una cosa che non mancherà di piacervi, che è quella che un grande consigliere economico, grande economista, liberale per visione e per pensiero, che è John Galbraith, scriveva parlando di noi. La ragione, si parla di un dopoguerra comunque per molte ragioni riprovevole, ma in cui l'Italia è diventata, da paese povero, una delle prime potenze del mondo. La ragione vera del successo dell'Italia è che ha incorporato nei suoi prodotti una componente essenziale di cultura e che le sue città possono vantare nel loro standard di vita una maggiore quantità di bellezza. Molto più che l'indice economico del PIL, nel futuro il livello estetico diventerà sempre più decisivo per indicare il progresso della società. Mi pare che sono delle parole da incidere nella pietra, eterne, e che danno anche il senso di questo apparentemente irrazionale titolo voluto da una mia pulsione alla bellezza e da una fede liberale dell'amico Benedetto. Libertà e bellezza. Uno dirà, che lo c'entrano? C'entrano da un punto tale che questo che Galbraith ha scritto nell'83 e che quello che io dico da sempre sulla ragione per la quale tu a Roma non puoi investire sullo stadio, che è un'idea barbarica, da periferia di città del Texas, ma devi investire su Roma, punto. Devi aprire ogni chiesa, devi restaurare ogni sito, devi farla brillare, è talmente chiaro. Non occorre la crescita culturale di un'amministrazione di imbecilli che sono favorevoli allo stadio perché produce lavoro, e che chiamano come consulente Totti. Io ho invocato lo stadio per la Lazio adesso, per contrastare Totti, perché Totti parli, se vuol parlare, dello stadio, ma dico, tu fai il calciatore, non il podista, non devi salire 300 metri di un grattacielo, e forse di più, che è quello che tu legittimi con questo progetto. Allora, l'idea è che una città come Roma investa sullo stadio, fa pensare che c'è una mia, altro che crescita, c'è proprio un'abiezione, una barbarie, una necessità di dare ai cittadini i giochi per consolarli della miseria della vita in cui li costringi. È qualcosa di impressionante. Quindi, da questo punto di vista, è evidente che il progetto che ho in mente da sempre punta sulla bellezza. E nel tempo ho avuto diverse frustrazioni, perché dopo aver fatto l'alleanza con Pannella, ne ho fatta un'altra con Giorgio Lamalfa. Dio me ne incolse. Cioè, se Pannella era un cretino di genio, la Malfa era un demente senza ingegno, perché toccato da Lenimont, io ho portato in quella impresa che abbiamo chiamato il Partito della Bellezza, era poi un movimento repubblicano liberale in cui c'erano diverse componenti liberali e di la Malfa, io ho portato 1.200.000 euro trovati da un finanziatore. Lui ha portato 150.000 euro perché si sentiva colpito dall'inchiesta Lenimont. È chiaro che avevo fatto un'azione piuttosto debole, avevo fatto lo 0,7 alle europee, perdendo con lo 0,7 della Fiamma, che fece qualche, aggiunse il parlamentare per 1.000 voti di più. Per cui ho fatto anche questa società sbagliata. Certo, lui si era abbastanza eccitato, era una persona ragionevole, gli piaceva di portare in giro il tema della bellezza, ma era contraddittorio rispetto al suo stesso aspetto, e lo era anche rispetto al fatto che, avendo un partito consolidato, mentre Del Pennino aveva qualche idea, infatti avrebbe rischiato di essere arrestato nella sua funzione di tesoriere del partito, l'altro cercava di non spendere. In certe occasioni dava anche l'indicazione sbagliata, perché ci troveremo questa sera a Cefalù, invece l'incontro era a Taormina. Era il poveretto, era strabico, quindi finita male anche quella. E con il tempo però, qui parliamo di circa 10 anni fa,
Questo tema della bellezza, invece di perdere sbalzo, lo ha aumentato. Oggi ci sono molte più persone che sono convinte che sia una cosa giusta in una età post-ideologica come questa, nessuno è più liberale, radicale, non c'è più nulla. Vince infatti prima Berlusconi con il primo partito post-ideologico, che è fatto però di rimasugli di un mondo di corrotti. Lo fa poi Renzi, che toglie al Partito Democratico ogni identità, ma il Partito Democratico di tutti, quindi non poteva assumerla per sé. Ed è un partito in realtà che, come si è visto nell'ultima esperienza, epura tutti i comunisti e tiene solo vari margherettini democristiani. Lui è figlioccio di Rutelli, quindi ha un certo estro, una certa capacità di comunicazione, ma è un partito senza identità. Quindi abbiamo perduto i vecchi partiti. Abbiamo riciclato i partiti in Forza Italia, li abbiamo riciclati dall'altra parte nel Partito Democratico, arriva finalmente l'ultimo boia, che è Grillo. Grillo esautora la democrazia in maniera molto precisa, oltre al fatto di essere oggettivamente mafioso, perché pone condizioni e condiziona le amministrazioni con la sua pura mafia, è il tema della mafia, ma una singolare idea. Un tempo i partiti, li conosce bene Benedetto, è stato assessore, è stato, erano luoghi di formazione, di idee. Uno era una così formidabile verità, quella dei partiti, come quella ancora sopra le squadre di calcio, che uno che era democristiano non poteva diventare socialista, uno che era socialista non poteva diventare liberale. Non erano affinità, erano laici, e tolto il momento in cui Cossiga e Craxi fanno una specie di fusione tra liberali e socialisti, le identità erano tali che un repubblicano aveva l'orgoglio del suo partito, non poteva diventare liberale. Erano essere liberale, essere repubblicano, erano verità della propria coscienza e della propria ragione. Arriva Di Pietro, sconvolge tutto portando l'organo maggioritario e nasce l'epoca dello stare, che è opportunistico, per cui io sto con Berlusconi, sto contro Berlusconi, sto con Renzi, sto contro Di Pietro, sto con, e in questo sto con, che è una sto con, viene fuori che ci sono alcune personalità piuttosto anfibie, Mastella che una volta sta di qua e sta di là, Follini che diventa vicepresidente di Berlusconi e poi diventa del PD, e in particolare il migliore di tutti, Dini, il quale sta fermo ed è per 5 anni presidente della Commissione Esteri al Senato per Forza Italia e 5 anni con il governo Prodi. È stato fermo, era uguale. Erano proprio le presidenze che lui ha avuto dopo il ministero degli esteri, che è più antico, lui è stato presidente di 2 commissioni parlamentari con 2 governi opposti. È il simbolo della fine di tutto, non solo per la sua età e al di là della considerazione come banchiere, perché è la fine di tutto. Quindi, quando finisce tutto, arriva Grillo. E nel passaggio tra il prima e il dopo, c'è partiti di prima, consigliere comunale, sindaco, consigliere regionale, parlamentare, assessore, ministro, una gerarchia di professione politica legata a idee e a formazione. La formazione politica vede ancora oggi in un, come dire, reduce come il nostro Benedetto, un liberale, non altro si sente, perché per lui è una natura, come per Follini lo è stata essere democristiano, sia pure spostandosi da ogni parte, perché era naturale che un democristiano non avesse più un Rubicon System, perché si era perduto ogni centro, e il centro è importante. Arriva Berlusconi e fa un'operazione diversa, devono fare politica solo quelli che non l'hanno mai fatta, non professionisti, quindi uomini del fare, una quantità di stronzi, uno peggio dell'altro, peggio con qualche buono che veniva preso dai partiti di prima che riesce a organizzare qualcosa, e con un po' di ragazze. Non è niente di male, ma la separazione delle carriere che tu invochi per i magistrati va operata anche per le donne. Una troia fa la troia e una ministra fa la ministra. Non è che la troia fa la ministra fa la troia, che è un casino da cui esce pasticcio. E soprattutto la sua caratteristica è di far diventare parlamentari o ministri persone che lui conosce e che stima, ma c'è ancora un residuo di determinazione, di scelta. Lì scelgo io. Non è più una regola di formazione, ma è una regola di preferenza. Ed è il degrado berlusconiano. Arriva Grillo e supera tutti. Tutti i voti vanno a lui, che non è candidato. I voti che lui prende si distribuiscono presso parlamentari che non ha mai visto e che godono della discesa dei punti che ha avuto in base anche a 56 voti, non sa chi sia. Una volta che sono eletti, non si degna di incontrarli, perché tanto non sa chi sono, non sa di che parte sono, non sa che idee hanno, non sa... Sono dei refoulé della vita, che facevano gli elettricisti,
e sono candidati, il buco di culo li ha fatti uscire per voti che ha preso lui per conto loro. Non si sa chi sono, a parte quattro sindaci che forse hanno fatto delle micro primarie che poi sono stati contrastati. Per esempio c'era un ottimo sindaco candidato a Parma, ma siccome era del PD gli si è fatto pagare ad essere, hanno votato Pizzolotti, e anche la destra lo ha votato, creando un'area di compatibilità fra destra e 5 Stelle contro, come è capitato qui con quel disperato che sicuramente era meglio della Raggi, quel candidato del PD, Giachetti. Quindi questa è la logica emergenziale nei, diciamo, nelle elezioni locali, ma in quelle importanti, quelle europee, quelle nazionali, lui, quando si riuniscono i parlamentari, non li vuole conoscere. Passano quattro mesi, finalmente li incontra e appena li conosce bene li caccia. Cioè, il percorso politico di Grillo è non l'opposto della democrazia, è una forma di abiezione. Io ho tutti i voti, li do a una quantità di stronzi che non conosco, che non sono neanche miei amici, non sono neanche miei amanti, che era l'ultimo alibi di Berlusconi. Mi piace la Carfagna, sapete l'aneddoto della Carfagna, quando il governo ha un problema di crisi e allora lui fa quella battuta che credo sia vera: colleghi, qua bisogna stringere i denti, tu Mara no. Battuta fatale di quelle che sono sessiste, ma che insomma, ecco, però dico, almeno la conosceva, no? Quando ha detto Mara tu no, ha detto la conosceva, questo è chiaro. Detto questo, anche in quel barlume di nepotismo, di sostegno, perlomeno gli hai parlato quattro volte, gli hai detto togliti quelle catene, perché il ministro delle pari opportunità, sei mesi prima di diventare quella che è diventata con tanta eleganza, faceva fotografie sadomaso con le catene attaccate anche al naso. Cioè, le foto parlano contro di lei, poverino, vedete che dica no, ma mi insultano. Ti insultano, hai fatto la porno diva o quasi, delle fotografie, più, quindi c'è qualcosa, non è niente di male. Però non puoi far finta che non sia stato. È stato, quello che è stato è stato. Però questo determina una scelta. Dall'altra parte, il partito dei non eletti, dei non nominati, dei non scelti, che è la morte della democrazia. Infatti io tutti i giorni attacco Grillo, non solo per rubargli i voti che gli ruberò, ma perché Grillo è come una imbarcazione, meglio un gommone, in cui sono caricati dei profughi che lui non conosce. Il gommone ha un buco e lentamente si sgonfia e poi cade. Chi è il buco del gommone di Grillo? La Raggi. La Raggi. E lui perirà della Raggi. Lui la difende perché non può difendere il più alto prestigioso ruolo che ha trovato, sindaco di Roma e come presidente del Consiglio, quindi non lo può perdere. La difende sapendo che è indifendibile, come dico io, usando un termine di Carmelo Bene, depensante. Ma quanto più la difende, tanto più lei gli fa fare acqua e sprofonderà. E noi saremo lì acquattati per portargli via tutti i voti in nome di una precisa determinazione, che è la bellezza, che è quello per cui io credo sia arrivato il momento di quello che chiamo, con la denominazione che ho scelto, Rinascimento, perché questa volta quei contenuti serviranno a riempire il vuoto di Forza Italia, di Grillo, che sono uno era il rimpianto di una maggioranza colpita dai magistrati che si ricomponeva, e l'altro è il giusto, la giusta protesta dei cittadini verso i netti, per cui metà di quello che dice Grillo è giusto, però manca la pars construens, e quando la applica è sempre un fallimento, e questo i cittadini lo capiranno, quel buco sarà quello che lo fa affondare. Questo è il quadro della politica di questi anni, come vedete, molto sconfortante. Noi siamo stati gli ultimi a tentare una identità ideologica liberale con il polo laico e la pannella Sgarbi, che erano l'estrema, era il 96, stiamo parlando, sono passati 21 anni e tutto si è degradato per sempre, per cui i cittadini non hanno nessun partito da votare, nessun partito in cui consistere, non hanno nessuna possibilità di scegliere qualcosa, perché uno è uguale all'altro, Renzi è uguale a Berlusconi, Salvini si distingue per ragioni che sono troppo estranee ai diritti civili in generale, anche alla Costituzione per certi versi, da diventare più di quella quota che lui rappresenta. Quindi in sostanza l'elettore non può più votare nessun pensiero. Quella intuizione che io ho avuto è coeva all'intuizione del nipote del fondatore del Partito Comunista Grieco, che un giorno mi chiama e dice: voglio rifondare il PC. Io dico: beh, per forza, dice partito della cultura italiana, PC, buona idea, più o meno quella che io ho inventato con una parola meno ambigua, che è quella di sostituire l'ideologia con la cultura, sostituire liberalismo, capitalismo, comunismo, che possono avere appunto la Corea del Nord o la Cina, con un valore più che ideologico,
che è la cultura, la coscienza, la civiltà, la bellezza, sui quali costruire una rinascita di questa civiltà, partendo dalla decadenza che purtroppo in era democratica, insieme alle identità politiche, ha portato anche alla distruzione delle fisionomie delle città. Il dato è tragico. Ci sono eretti, quindi abitabili, in Italia 25 milioni di edifici costruiti, il che vuol dire che teoricamente noi potremmo abitare, come qualcuno ha anche abitato, in un tempio greco. E che un tempio greco può essere a tal punto abitabile che il tempio di Siracusa, che nel VI secolo, è una chiesa, quindi abitabile. E molte, io sono stato una sera a casa dell'amico Franchetti, collezionista, e aveva due stanze con il mosaico romano e la volta romana. Noi possiamo vivere in edifici che hanno 2000 anni. E molti di noi abitano in edifici che hanno 400, 500, 300 anni. Io abito in un edificio dell'Ottocento, ho abitato in un edificio del 600 che era Palazzo da Panfili, poi ho abitato niente meno che a Palazzo Massimo Le Colonne, che è del 500 in ambienti settecenteschi, per cui io vivo dentro la bellezza, altri vivranno in periferia, ma è possibile che sta nei centri storici vivere in un'architettura del IV secolo d.C. o del XIV secolo d.C. in tanti borghi, esempio formidabile, il recupero fatto anche politicamente rilevante in Abruzzo da Daniele Kilgren, facendo rinascere l'unico borgo nell'area del cratere non colpito dal terremoto, che è Santo Stefano di Sessagno, che vi suggerisco di andare a vedere. Non costruire, con tempo si costruiva il motel, si costruiva l'agip, il jolly, fuori delle città d'arte. Oggi invece animi, stanze, ambienti, palazzi, con quello che si chiama albergo diffuso, recuperando ambienti altrimenti abbandonati. Questo processo, che è un processo comunque interessante, di slow architecture negli ultimi 15 anni, io l'ho guidato e seguito proprio a Santo Stefano di Sessagno. Ma questo vuol dire intervenire su ciò che c'è, non costruire un nuovo condominio, un nuovo palazzo, il nuovo grattacielo, la prospettiva barbara dello stadio. Perché? Perché di questi 25 milioni che vi ho detto, dal 600 avanti Cristo al 1960 ne sono stati costruiti 12 milioni e dal 60 a oggi 13 milioni. Abbiamo costruito più in 60 anni che in 2700. E di quegli edifici costruiti per mera speculazione, magari anche sulle pendici dell'Etna, come io ho indicato in una famosa polemica, che l'Etna distrugga quelle brutte case, fu inteso come razzismo, era invece la indicazione di edifici abusivi, ci sono 6 milioni di case vuote. E allora, abbiamo fatto un certo danno all'Italia, coprendola. Se uno vuole andare in un borgo dei più belli d'Italia, che è Rugo, prima di arrivare alla cattedrale, perde un quarto d'ora della periferia più infetta che si possa immaginare, che nega la bellezza stessa del centro storico. Se uno vuole andare nella più bella città della Calabria, che è Rossano, vede ancora in costruzione condomini nella parte della pianura e deve salire i 300 metri per cominciare a vedere il borgo storico. Ma perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo pensato che la bellezza fosse un valore del passato, fosse qualcosa che andava lasciato alla memoria. E invece l'unico futuro che abbiamo è la bellezza, perché non si viene in Italia per andare allo stadio, per andare al grattacielo, per andare a vedere l'auditorium, si viene in Italia per andare alla Scala, un teatro del Settecento, si viene in Italia per andare a vedere la Cappella Sistina, si viene in Italia per il suo passato. È talmente semplice che la ricetta è quella. Su quello devi investire, su quello il PIL cresce, su quello la città assume un significato che è la sua storia. E in tutto questo, evidentemente, noi abbiamo una specie di deviazione mentale. Se diamo nel bilancio dello Stato lo 0,20% ai beni culturali, franceschino o no che ci sia, e la Francia dà il 2%. Se la Francia, che ha un decimo del nostro patrimonio, investe il 2%. L'Italia lo 0,20. In compenso, non so dove mettere gli altri soldi, però sono molti soldi per fare rotatorie, pale eoliche, pannelli fotovoltaici, illudendo i ragazzi che l'energia pulita è semplice, usiamo delle candele, così è molto meglio mangiare con le candele che non, guarda, questi inutili, perché sono accesi questi neon, se non perché con tutti i fondi neri che lui spende i denari per una luce inutile, basta spegnerla e la luce del giorno. L'Italia ha un dispendio di energia basata sulla mancanza di sensibilità domestica di quello che sarebbe il consumo, che viene con le nostre tasse che paghiamo ad abbondanza sostituito dalla illusione delle paleoliche, le quali hanno sconvolto per esempio il paesaggio pugliese. Io trovo che sia coerente il matrimonio di, come si chiama quel balordo, di Vendola, perché lui
ha distrutto la sua regione lasciando che venissero impiantate paleoliche da Foggia in giù in misura di enormi cazzi che evidentemente sono la proiezione del suo desiderio, perché non si spiega perché tu arrivi a Foggia anche per Sicilia, poi altri errori, ma sono devastazioni. Cioè noi abbiamo perduto un bene culturale costituzionale che è il paesaggio. Non potevano, immaginate quelli che hanno steso la Costituzione, che potevano immaginare che in un golfo, a Sepino, in un luogo mirabile d'Italia, perfino dietro Segesta, ci fossero le paleoliche? Troia. Cioè, Troia, che tu sai bene, è un luogo meraviglioso, con una cattedrale romanica, 200 paleoliche intorno. Ora, io ho combattuto questa battaglia per primo, sono lentamente riuscito a convincere qualche magistrato che dietro c'è la mafia. Cosa ci deve essere? Se l'edificazione di questi parchi è tutta in 4-5 regioni e non c'è invece, che so, in Umbria, in Piemonte, non c'è Ventoli? Sono solo in Calabria, Sicilia, Puglia, Molise. Queste sono e anche la Campania, sono le regioni della criminalità, la quale ha trovato agio nel distribuire questa idea meravigliosa della... Ci sono, il Molise ha tanta energia, con una paleolica ogni chilometro, per illuminare tutta l'Italia. Però non si finisce mai. Tu eri stata che parlava di queste cose. Abbiamo fatto delle battaglie insieme. Che era logico, cioè la meraviglia della Sicilia sarà la sua bellezza naturale. È talmente chiaro, difendi quella, amplifica, pulisci, crea... No, niente. Ora, in questa deformazione del progresso e dello sviluppo sostenibile, abbiamo sconvolto l'identità dell'Italia. Bisogna fermarsi e ricominciare dal passato. L'esempio è molto chiaro. Oltre Ilva, Bagnoli, voi ricorderete, tu conosci bene la Sicilia, che Siracusa è una bellissima città oggi soprattutto per Ortigia. Ma prima di Ortigia c'è Priolo. Priolo è uno stabilimento costruito negli anni 60-70 per lo sviluppo industriale di Siracusa. Essendo la provincia la medesima di Noto, concorrevano, come qualcuno ricorderà, due città per avere quello stabilimento, Siracusa e Noto. Noto, che città baba, perde e comincia a piangere di non avere quello. Poi viene il terremoto, cade la cattedrale, l'UNESCO arriva e di fronte alla tragedia vincola e dà il suo. Quindi, dopodiché si ricostruisce la cattedrale e contestualmente arriva un vincolo meraviglioso per Vendicari. Oggi chiunque di noi vede Vendicari come un tesoro e sente che quell'area vincolata, quell'oasi, è mille volte meglio di Priolo. Quello che fu sconfitta oggi è vittoria. Priolo è la sconfitta di Siracusa, Vendicare la vittoria di Noto. È chiaro, sono bastati 20 anni per cambiare la percezione. Il nostro futuro è Vendicari, non Priolo. Taranto non deve bonificare l'Ilva, deve chiuderla e far rinascere la più bella città pugliese con un Mediterraneo sublime che è la sua vocazione naturale. Fu un errore fare l'Ilva dello Stato, non di Riva. Vadano in galera se non sono già tutti morti quelli che hanno voluto l'Ilva lì, non l'ultimo che l'ha comprata e che si è caricato della tragedia di bonificare qualcosa che è imbonificabile. Se non partiamo di qui, che è più che cultura, è ideologia. La mia nuova ideologia è la bellezza. La bellezza senza condizioni, la bellezza senza sostenibilità, senza limite fin qui si può arrivare. No, non arrivi, ti fermi, ti taglio le mani, imbecille. Mi ricordo quando, cercando di scoparmi la voglia di un notaio di Ostuni che oggi avrà 60 anni, sono andato dal marito, col marito, a vedere una bellissima masseria che avevano comprato e mi fanno vedere il progetto. Allora, togliere tutte le basole di pietra e mettere la mochetta, mettere delle porte di vetro, fare una piscina. Io dico, scusate, ma questo credetevi una casa moderna? E dice, no, così modelliamo. Dico, no, tu devi partire da questa maniglia. Gli ho fatto vedere una maniglia di vetro. Dico, così come questa maniglia segnale, devi partire la maniglia, la porta, il fregio, i pavimenti che ci sono, devi partire, non so se poi l'abbia fatto, ma già allora gli dicevo che quello era il processo, non stravolgere, non cercare ciò che è sostenibile, non l'adeguamento. Le parole più brutte sono ristrutturazione, quelle che piacciono a Bergamo. Tu vuoi parli di una città come Roma, che è già perfetta rispetto alla decadenza che loro rappresentano, e senti il progetto di uno che chiede un finanziamento per riqualificare. La parola riqualificare è peggio che merda, anzi la merda ha una sua natura, come dire, produttiva. Io non voglio riqualificare, quando uno mi presenta un te, guarda, non voglio neanche guardare, tu devi riqualificare il cervello, idiota. Come puoi pensare di riqualificare Roma? Vorrei dire pulirla, vorrei dire curarla. Perché riqualificare? Chi sei? Infatti hanno fatto l'operazione, se voi andate in uno dei luoghi più brutti del mondo, andate a piazza San Cosimato.
che è stata riqualificata, tra l'altro, da un architetto con un cognome anche nobile, Pignatti di Morano, che ha fatto delle panchine per andare al mare, dei corpi illuminanti uno diverso dall'altro, un mosaichetto moderno davanti alla Basilica Paleocristiana, hanno distrutto Piazza San Cosimato per riqualificarla. Io quelli li arresterei. Cioè, siccome voglio commissariare la giustizia, io a Boccassini per me l'ergastolo. Cioè l'ergastolo secco, cioè non è che stiamo a discutere, cioè, se uno compie errori così madornali, non è che lo fai ancora operare, lo metti all'ergastolo, e chi distrugge una piazza come quei deficienti, all'ergastolo, li metti lì così non rompono i coglioni, oppure li metti in una colonia penale per fare qualcosa, gli dai anche 240 euro alla settimana o al mese perché zappino la terra. D'altra parte, io ho una grande collezione d'arte che ho tentato di donare alla mia città nel castello che era vuoto. Sono venuti Franceschini, impotente, e la sua presidente della provincia, che hanno prima detto di sì, poi no, perché era troppo aristocratico il progetto, volevano invece dei vetri di Gaia Ulenti per vedere i soffitti. Come si chiamava il presidente della provincia che ha rifiutato quel dono? Zappaterra. E io l'ho dannata a ritornare alla funzione che il suo nome dice, cioè deve tornare lì, non può governare una città. Questo è il tema, come dire, accomodante del mio progetto politico, che è piuttosto radicale, insomma, e in cui, incredibilmente, senza che ci siamo parlati, interviene la scelta di questo titolo, Libertà e bellezza. Libertà è una parola che conviene agli artisti. L'artista è tale perché è libero, ma è ancora più grande se non è libero. Senza il ctino non ci sarebbe il Partenone. L'artista libero è generalmente una chiavica. Se c'è invece un papa che ti dice fammi quell'affresco, l'artista è più libero. Quindi libertà e bellezza vanno rovesciate. La libertà creativa, che è prerogativa del Novecento, da cui vari Picasso, Duchamp, eccetera, è l'inizio di un declino in cui ognuno fa i cazzi suoi. Il potere committente, che dal mondo egizio al mondo greco, al mondo romano, al mondo medievale, una chiesa ha un committente, ha un abate. E l'artista obbedisce a quello, si chiama non arte di regime, che pure è un'espressione non ignobile dell'arte guidata, ma arte di Stato, cioè lo Stato si esprime come rappresentiamo le civiltà fino ad oggi, attraverso dei simboli. Allora, gli egizi hanno le piramidi, i greci hanno i templi, il mondo cristiano ha le cattedrali, e andiamo avanti fino a una Francia orgogliosa di sé, Ville Lumière, beh, forse adesso si parla. Parlo prima. Hanno un centro discutibile ma importante che si chiama Centre Pompidou. Vuol dire che un presidente francese ha inteso illustrarsi con un simbolo, come un faraone o un, come dire, un uomo antico si identificava in un monumento. Noi abbiamo una civiltà da molti anni senza identità, e se Parigi ha il Centre Pompidou, osserverete che in Italia non c'è un Santra Andreotti, un Santra Craxi, un Santra Berlusconi, non ci sono, è incredibile. Cioè abbiamo ritenuto che potere e, diciamo, rappresentazione del potere che l'architettura andassero per... Si è visto come sono finite le città. L'ultima parte di città potabile a Roma è l'Euro. C'è poco da dire, tu puoi odiare Mussolini, considerarlo un mostro, tutto quello che ti pare, ma l'Eur è un'identità, l'ultima dell'Italia. Poi comincia la democrazia e la libertà. Libertà e bellezza sono in un nesso che non sempre è di, come dire, causa ed effetto. Spesso libertà causa modesta bruttezza, e spesso limite di libertà causa bellezza. E tutte le committenze storiche, naturalmente poi l'artista si esprime nell'ambito della propria libertà psicologica, ma c'è un committente che gli chiede di fare quello che sta facendo. La sua libertà è l'unico ingegno possibile, nulla più di un vincolo determina la fantasia. Chi ha paura di un vincolo è perché vuole essere libero di fare solo le sue stupidaggini, pensando che tanto basta, no? Per fare dei bei versi occorre conoscere la metrica. E chi conosce la metrica può scrivere l'infinito. Chi non la conosce scrive delle poesie, che magari sono anche gradevoli, invece di dire sempre caro mi fu questo mocolle, dice mi piace andare in collina. C'è un'altra cosa, lasciagliela dire. Ma non è che devi garantirgli la libertà perché egli possa rifilarti le sue puttanate che sono il segno di una decadenza senza fine. Allora, in questo titolo io non solo vi ho ribaltato sui luoghi comuni, ma devo dire, ho rispecchiato, il mio ultimo libro è un libro di storia dell'arte, ma mi è venuto in mente, che ormai è talmente fuori moda che me l'ho dimenticato, che il penultimo ha invece un titolo analogo, La Costituzione e la bellezza. E uno direbbe, hai preso
una persona dotta, colta, nostra amica, radicale, che pensa, e poi penso un male solo rispetto alle idee di Pannella, umanamente che faceva tenerezza, invece chi pensa che sia veramente uno stronzo è Ainis, che ha avuto diverse promesse, è stato candidato, ha perduto la possibilità di essere eletto, quindi odia radicalmente Pannella, ma non di meno è uno spirito radicale, per quello che di Pannella può essere salvaguardato, di uno spirito più che della operatività. E io quindi, avendolo conosciuto, lo avrei potuto, come dire, indirizzare verso questo volume. Io non ho fatto niente, sono stato come sempre tranquillo, ho obbedito all'unica regola della mia vita, che è non chiedere ma farti chiedere, che è l'unico modo in cui un uomo può affermarsi senza andare a questuare nulla, e un giorno è arrivato da me Ainis e mi ha posto la questione. Più per rispetto di lui che per mia convinzione, io ho acceduto a una cosa per me contro natura, che mentre l'amore si fa in due, i libri si fanno da soli. Quindi uno scrive un libro da solo, è il suo libro. Poi puoi fare libri con molti collaboratori quando interviene nella dimensione di una enciclopedia, di un catalogo in cui uno fa una scheda, quello è un vezzo del nostro tempo, che contraddice l'idea perentoria di un sapere universale che io ho ricercato e non ho poi ottenuto, che era quella che dicevo ieri sera dell'intellettuale che dopo Croce, io ho più ammirato le Croce, solo grazie a mio zio che negli anni in cui si leggeva Marcuse e Adorno mi faceva leggere Croce, altrimenti non l'avrei mai letto. E invece mi colpì molto una figura totalmente dimenticata, di cui rimane testimonianza in 15 volumi della UTET, che si chiama Giacomo Prampolini, uno che ha scritto da solo, lui da solo, la storia universale della letteratura, cioè tutte le letterature, da quelle antiche a quelle moderne, e ha tradotto tutte le lingue in 3 volumi di antologia, cioè un sapere agghiacciante, abbacinante, che io non ho raggiunto, ma che ho guardato come punto d'arrivo. E allora, per ogni cosa che io ho scritto, che non fosse di queste enciclopediche che invece si fanno, non so, Asor Rosa cura la storia della letteratura, sono 80 collaboratori. Ormai è così, non è lui. Detto questo, Sapegno ha fatto 3 volumi da solo e io ho fatto 5 volumi da solo sulla storia dell'arte. Sono tentativi ormai desueti di fare da solo tutto senza utilizzare singoli competenti di una disciplina specialistica che oggi domina su quella universalistica. Altra tragedia. Per cui tu trovi persone che sanno tutto di una cosa e nulla di una contigua, secondo un sapere molto, molto limitato, molto ristretto, anche se focalizzato. E allora, quando lui mi ha detto, vorrei fare con te un libro su bellezza e costituzione, eravamo così indietro che il libro è stato contrattualizzato con la Bompiani, doveva ancora accadere quel gesto meraviglioso di una donna straordinaria, che questa sera vedrete con me in televisione, una storia della mia famiglia, che è mia sorella, che si ribella a Berlusconi, a Rizzoli, a tutti, e non potendo, come dire, avere la Bompiani, che è la sua casa editrice, da sola, con i suoi autori, fra cui Coelho, Umberto Eco, eccetera, fonda la nave di Teseo. Una storia che non vi racconto, che però è l'origine di un'impresa senza precedenti, perché un piccolo editore riesce a battere e a imporsi rispetto al monopolio stabilito allora, anche Ainis, essendo nell'antitrust, con Mondadori e Rizzoli insieme, e quindi questo contratto è addirittura del 2014-2015, prima che Renzi inventi il referendum. Dopodiché io traccheggio un po', e devo dire sarei anche evaso, però mi vergognavo quando lo vedevo di dire non lo faccio. A un certo punto mi sono concentrato così, ho chiuso gli occhi e in 2 settimane ho dettato la parte mia, senza parlargli. È un libro a 4 mani, con le 2 mani di ognuno separate. Alla fine, più o meno, i limiti di misura ce li avevamo dati, abbiamo mandato all'editore il testo è stato, come dire, restituito sul piano dell'editing, l'abbiamo rivisto ed è andato in stampa. Non ci siamo mai parlati, pur essendo amici, non abbiamo scambiato nessuna idea. Il libro è venuto perfetto con questo intreccio di 2 percorsi su un tema che è la Costituzione, che è lui, e la bellezza che sono io, con lui che ha tentato a fondi nel suo campo e io nel suo. Però in questo dialogo, quello che mi colpisce, dialogo imperfetto, dialogo inesistente, è che l'ha scelta lui la bellezza. Poteva dirmi: facciamo un libro sulla Costituzione e la sanità e l'assistenza e la giustizia, tema importante, come la giustizia deve essere in qualche modo restituita rispetto ai limiti delle riforme costituzionali fin qui fatte, quello che è giusto fare. Oppure, non so, la Costituzione è una cosa importante, che la Costituzione, vedremo l'articolo 10, è molto ma molto ma molto più aperta di qualunque visione di partito progressista rispetto agli stranieri o ai profughi. Quindi la Costituzione è il problema degli immigrati. Niente.
superando ogni altro tema apparentemente prioritario, è lui che mi chiede di fare un libro sulla bellezza. E su questo io ho capito una cosa, che quel valore che 15 anni fa o 10 anni fa era ritenuto marginale o decorativo, da cui il nostro fallimento per tante ragioni con il partito della bellezza, è invece oggi una sensibilità singolare e individuale molto più alta. C'è una soglia di attenzione per salvare la bellezza che 10 anni fa non c'era. E di questo io sono convinto, ma più di tutto è convinto Ainis. E quindi abbiamo compilato questo singolare libro che, se avessimo messo al referendum, avrebbe vinto. Perché poi il successo c'è stato in quanto ci siamo, come dire, trovati sulla pista del referendum, e quindi il libro ha avuto molta fortuna, ma non eravamo né per il sì né per il no. Abbiamo fondato lui il partito del so, del ni, e io quello del so. E ci siamo, poi io sono stato più forte, più vicino al no, e alla fine il no ha vinto, ma ne avevo già un chiaro presagio, perché andando a presentare il libro, lui che era convinto che si vincesse, ogni volta lo mettevo nell'angolo, perché a una platea come questa, più ampia, chiedevo chi vota sì, chi vota no, era l'80% se per il no, quindi non c'era un caso. Ma lui poi alla fine, poi alla fine l'ho fatto, no. Ma inizialmente aveva dei dubbi, se no vince sicuramente. In realtà poi Renzi non era del tutto perso rispetto al referendum su se stesso, perso rispetto a questo. Però se avesse messo al voto questa nostra riforma costituzionale che mette al primo piano la bellezza, avrebbe sicuramente vinto. E allora, da questo libro e da questa posizione, che è quella di portare l'articolo 9 all'articolo 1, nasce questo libro e anche questa conferenza. E quindi, per darvi qualche idea di cosa voglio dire libertà e bellezza, ho portato alcune delle immagini di questo libro e vorrei mostrarvi quella più terribile. Sono molte le terribili, in verità, ma quella più tragica è la numero 33. Perché uno pensa a quello che vi ho detto, ieri sera indicavo in chiave sincronica la data 1917, no? Numero 33. Aspetta, no, 33. 33. E indicavo che nel 1917 è stato elaborato il famoso Rinatore del Duchamp, ma anche La maschera dell'idiota di Wilt. Allora tu metti a fianco due cose così e capisci che ci sono due storie, due tempi, due... E la stessa cosa può dirsi se voi pensate a due entità in un solo spazio. No, ma hai sbagliato cazzo di serie, devi guardare la serie... No, no. 33 o questa? Numerata. No, quella che mi hanno dato i soldi. Hanno sbagliato la numerazione. Allora, non vorrei che non ci fosse, perché era poi la più... Questa qua, 33, questa. Hai mandato un'altra? No, no, no. No, non hai mandato quella di Palmira. Sei stato preso dalla crescita culturale. Colpa di Bergamo. E allora, questa roba qua, dice che roba è. Fortunatamente lui non ha viaggiato a sufficienza e non ha letto il libro a sufficienza. Perché tu vedi questa cosa qua e dici, dov'è? Chi lo sa taccia. Poi ci sarà a Dubai. Oppure sarà lo sviluppo della periferia di Cinisello Balsamo. Oppure sarà, non so cosa può essere, il Canada, l'Australia. Ebbene, è il primo edificio che vedi entrando a Firenze. Cioè Firenze sarebbe Brunelleschi, Leon Battista Alberti, la Cappella dei Pazzi, sarebbe il Rinascimento. Tu entri e una testa di cazzo, amata da un altro falso radicale che si chiamava Bruno Zevi, che diceva che questo era un genio. Leonardo Ricci in 30 anni ha edificato questa architettura che è la prova di una gravissima perversione sessuale. E che cos'è? Costato solo 600 milioni di euro, il Palazzo della Giustizia di Firenze. Questo è. Ora, se io sono Firenze, mi devo presentare così, perché quando tu arrivi con l'autostrada, vedi subito questo. E quando arrivi a Peretola, all'aeroporto... Che ancora non funziona, che hanno 8 sedie. È gigantesco, invece di avere 4 facciate, ne ha 26, tutto sghembo, ed è la prova di qualcosa di perverso che è iniziato più di 30 anni fa e che è stato compiuto. Allora, non possiamo non riflettere, se lui stesso si è stupito vedendolo, di qualcosa che è l'opposto del senso e dello spirito della città in cui cresce. Allora, in quest'ordine, ne vediamo un'altra altrettanto terribile, appena compiuta, che è numero 38 e poi 39. Uno
voi tutti conoscete Cannes, Nizza, sembra di essere a Cannes, no? Nizza, ed è una parte, diciamo, mediterranea, di una piccola città, né brutta né bella, che è La Spezia. Però diciamo che questo boulevard, con i suoi alberi in mezzo, che poi diventano Piazza Verdi, ha edifici di fine 800, una sua dignità di strada. Abbiamo fatto col ministro un blocco che è stato contrastato da quell'inutile potere che è il TAR. Poi il Consiglio di Stato ha dato metà ragione e metà torto, perché il progetto Erede è stato purtroppo realizzato alla fine di quest'anno, e io l'ho bloccato in tutti i modi, di chiamare un artista fetido che si chiama Buren, che fa generalmente delle opere che sono sedie a sdraio, a strisce, il quale ovunque, anche a Parigi, le ha disseminate, e fa ridisegnare questa Piazza Verdi per la modica spesa di 4,5 milioni. La piazza sembra abbastanza a posto. Com'è diventata questa piazza? Numero 38. Ecco, una serie di archetti di cemento armato colorati, abbattuti gli alberi per ridurla a un luogo anonimo del mondo. Questo è quel testa di cazzo del sindaco Federici, che io spero gli venga qualunque cosa, qualunque malattia tropicale, qualunque cosa, purché sparisca dalla faccia della terra. E ha fatto questa puttanata. La città ovviamente è insorta, ma troppo tardi per impedirlo, e oggi, a opera compiuta, io ho già stabilito una lista, perché appena vinceremo l'elezione dello stesso, li buttiamo giù e mettiamo degli alberi, come è giusto che sia, e non gli archetti colorati. Quindi c'è una certa urgenza di riportare la bellezza a una soglia alta della nostra difesa e anche economia relativa. E così, in un luogo che sta guardando adesso l'amico, te lo conosco, questo, conosci bene, che è Gibellina, però non saprei adesso trovarlo nell'ordine. Eccolo là, in alto. Okay. Qual è? Ecco, qui abbiamo uno dei più notevoli monumenti dell'arte del Novecento, con tutti i limiti anche di, come dire, conato creativo che può avere, perché l'idea è molto semplice: tutta l'arte del Novecento è tendenzialmente concettuale, cioè un pensiero prima che una realizzazione. Non è uno che scolpisce e trae dalla pietra la forma, è uno che ha un'idea. L'idea qual è? In dialogo con il senatore Corrao, poi il sindaco di Gibellina, il terremoto. Comunque brava persona, il terremoto distrugge, quasi rasa al suolo, la città di Gibellina, che poi è stata ricostruita in gusto vagamente fascista nella parte nuova limitrofa a Salemi, di una città fatta da architetti molto estranea alla vita comune, però con una sua dignità monumentale, da alcuni architetti che hanno fatto comunque quell'impresa, che ha un suo spirito, una città utopica diventata reale. Nella città morta, invece di lasciare rovine, viene chiamato uno dei grandi artisti del Novecento, Burri, il quale ha inventato i famosi cretti. Questo è il grande cretto, ed è un cretto non come questo tavolo, come altri furono, ma è un cretto che è una colata di cemento come un sudario su ciò che restava delle rovine, preservandone soltanto l'assetto viario. Quindi queste sono le vie e questi sono gli edifici abbattuti. E con un cimitero meraviglioso, intensissimo, con una capacità, diciamo, di riflessione sulla fine delle cose, che ha in sé una dimensione, come dire, apocalittica, tutto, cioè un'escatologia, tutto muore, e questo è come una lapide. Cosa fa? La mafia vicina, in quel luogo di silenzio, monta 8 pale eoliche, tutte ferme, eccole lì. Cioè, profanato perfino il luogo della solitudine e della riflessione, sul tempo che passa, sulla fine delle cose, sui versi di Dante che dicono, vedi com'è finita l'Uni ed Urbisaglia, così è finita Gibellina, e quella è la sua lapide. Neanche di quello si è avuto rispetto. E allora, nell'ordine di questi orrori del nostro tempo, ve n'è un altro che è la stessa cosa minacciata a Roma. Roma è una città che con tante amministrazioni ha preservato uno sviluppo urbanistico tutto orizzontale, non ha grattacieli, ha un agro romano, ha il Tevere lontano, e da ogni punto di vista tu vedi questa distesa che dà il senso di essere alti sui colli verso la città. Questa stessa cosa vale per una delle più belle città d'Italia, che ancora è tale per la sua urbanistica, che è Torino. Ma non si poteva preservare Torino da un intervento criminale di un architetto romano che si chiama Fuxas, numero 21. Ed ecco che, guardate, questa è la città, deve sorgere un orrido, banale, come il Lego grattacielo, costato però solo 220 milioni di euro, di cui 22 andati al povero architetto comunista, che ha 22, come ne ha presi 24 qua,
poi mi ha querelato, ma la Corte dei Conti mi ha dato ragione dicendo che le parcelle di questo signore erano molto sproporzionate rispetto a quello che doveva avere. Ecco i 22 milioni ed ecco l'orrore a Torino di una città orizzontale che diventa verticale, comprende il Monte Rosa, perché l'ha deciso l'architetto Fuchs. Ecco come la libertà può essere pericolosa. Ma andando avanti con questi riferimenti, che la bellezza sia un elemento fondamentale della libertà dell'uomo è dimostrato anche da alcuni paradossi rispetto al nostro tempo, che è quello della libertà, dell'invenzione, addirittura di un'astrazione. L'arte astratta è il simbolo dell'arte moderna perché è, come dire, un processo di semplificazione. Guardiamo allora sei, e anche sei bis possiamo metterle insieme. Ecco, questo che vedete è un idolo cicladico che ha 3.000 anni e segna una essenza di un volto attraverso un processo di astrazione. È un'opera, l'arte cicladica è stata largamente rivalutata perché è stato evidente a tutti gli studiosi che hanno guardato quest'arte pre-greca che in questa capacità di essenza c'era l'antefatto di uno dei grandi maestri, Brancusi, dell'arte astratta del Novecento. Tra i due passano 3.000 anni, ma lo spirito dell'uomo, nell'identificare l'anima, e quindi non un volto nel senso fisionomico, ma un'essenza del volto, si ritrova identica nel 3.000 anni prima di Cristo e nel 1926. Vedete quale formidabile somiglianza in questo capolavoro di astrazione che è di Brancusi. E sono segnali interessanti, prova a vedere chi ci vuole, segnali interessanti. Tieni, hai tolto tutto? No, no. Segnali interessanti di questo spirito che ritroviamo, prima di chiudere questa escursione, in un altro confronto, numero 16. Tra questo capolavoro della scultura rinascimentale, un'opera sublime, i più bei degli oggetti di scultura rinascimentale, che è un reliquiario di San Rossore, di altro santo, e come vedete ha questa potenza plastica in questo volto determinato all'azione, è un, come dire, guerriero della fede che difende, e vedete quale intensità ha questo guerriero rinascimentale della perfezione delle forme che questo volto indica. Ma negli stessi anni, nel deserto dell'Africa, c'è un autore che fa quest'opera, che sembra più moderna, sembra di Picasso, è del 1450 ed è fatta da uno scultore anonimo del Benin, il quale ci rappresenta un guerriero che non per difendere la sua fede, ma per una visione di potenza umana, è indicato in questa forza straordinaria, come se l'umanità non avesse nella creazione dell'uomo delle coordinate temporali che impediscono di fare due capolavori dello stesso tempo in luoghi assolutamente non interferenti. Nello stesso anno, Donatello fa quello che avete visto, e questo anonimo fa questo capolavoro che sembra Picasso, da cui inutile, come io dico sempre, l'opera di Picasso. Picasso è un manierista che fa quello che ci ha dato fatto. Velázquez, Raffaello, le maschere africane, le sculture del Benin, tutto quello che lui ha fatto c'era già, però non di meno è diventato un simbolo importante del nostro tempo. Chiudiamo con due immagini tragiche, anzi una nobile e una tragica, che sono il numero 43, che è il più importante affresco del mondo, non per caso culmine del Rinascimento, in Vaticano. Ed è un'opera su cui possiamo parlare all'infinito. Perfino Berlusconi, in una brutta e sfocata riproduzione su una fotografia malfatta, ne ha una immagine nella sua casa a Lesmo. Gli ho detto, ma fai almeno una foto migliore. Però, insomma, che chiunque conosca questo dipinto è, come dire, la sintesi assoluta fra antico e moderno, fra mondo greco e mondo romano, mondo classico e rinascimento. Perché si tratta di un rinascimento che nella nobiltà di quell'architettura celebra un pensiero che non è quello cristiano, ma quello di Platone e Aristotele,
che al centro indicano la rotta dell'Occidente e sono poi sotto Dante, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, questo è Raffaello, questo è Michelangelo. Ora, tutte queste immagini convivono nel dare il segno di una civiltà superiore, che, devo dire, è indiscutibile che sia la nostra. Tra le tante cose apparentemente sbagliate dette nella sua ingenuità politica da Berlusconi, ce n'è una che mi fece molto colpo, perché si poteva argomentare meglio, ma era giusta: la superiorità dell'Occidente, coperto di insulti. Come succede? L'Occidente non è superiore, nel senso che nessun uomo nato in Africa, o nato in America Latina, o nato in Arabia Saudita, è meno degno di essere un uomo di uno nato a Torino. Quindi evidentemente gli uomini sono uguali, nascono uguali e hanno una... Quindi non possiamo parlare della superiorità dell'uomo di Roma rispetto all'uomo di Tangeri. Anzi, l'uomo di Tangeri può essere infinitamente più colto. Qual è la differenza? Che la storia dell'uomo occidentale, dal cristianesimo all'illuminismo, è una storia che porta a liberare l'uomo e anche la donna. La storia sociale e politica dei paesi musulmani è una storia di oppressione. Tant'è vero che nei regimi da Gheddafi a Ben Ali le elezioni non erano come questa, una volta vince Prodi, una volta vince Berlusconi, la democrazia, che salvo la democrazia cristiana, che ha dominato per un tempo molto lungo, è l'opposto della dittatura. Lì il Partito Democratico Islamico fa lo 0,3, il Partito Repubblicano Islamico fa lo 0,2, il Partito Liberale Islamico fa lo 0, il Partito di Ben Ali 98%. In queste misure, che piacciono molto ai governanti non democratici, c'è la sospensione della democrazia e dei diritti, che rende quelle civiltà inferiori non rispetto a quelli che le popolano, ma rispetto alla storia politica che hanno. E noi infatti abbiamo questa storia, una storia che ci fa essere liberi, persone capaci di indicare posizioni diverse secondo un discorso maieutico, tutto quello che comincia con Socrate e che si vede come morato qua. Vedete l'architettura, che è come il tempio di un sapere che unisce mondo pagano e mondo cristiano, mondo antico e mondo rinascimentale. Non c'è un'opera più importante, più grande, di più alto pensiero che l'Occidente possa esprimere. Vediamo l'immagine invece di 2 anni fa, che è quella che viene, la prima che tu avevi scelto, numero 34. Questo è il mondo contrapposto a noi, che ha una grande civiltà, che è quella romana. Questa parte oggi non c'è più perché è stata distrutta 4-3 mesi fa, ed è il teatro di Palmira. Nella sua architettura solenne, pur non essendo il Rinascimento, ma anticipandolo, tanto che sembrano architetture di Bramante o di Palladio, l'arte romana ha indicato una solennità che è quella di un tempio di un pensiero, prima che di una religione, ed è questo prospetto mirabile. Ci sono anche qui persone, e sono sotto questo arco meraviglioso, questa volta del sapere, che è analoga a quella di Raffaello. Siamo quindi sotto, come dire, l'impresa di un'architettura che indica una grande forza dell'idea architettonica dell'Occidente. Abbiamo sotto 50 persone, 25 in piedi, vestite da soldati della milizia regolare, quelli invece inginocchiati della milizia di Assad. Fra 5 minuti i 25 davanti saranno uccisi. Ora, che l'umanità non dialoghi e arrivi a questa ignominia di giustiziare 25 soldati solo perché sono della parte opposta alla tua sul piano fattuale, ma sono in realtà identici a te, hanno la tua età, hanno fatto le stesse scuole, hanno la stessa religione, hanno le stesse convinzioni, hanno la stessa posizione esistenziale, e tu li uccidi. Cioè, questo è il segno di una barbarie senza pari, perché uccidere un giornalista occidentale è un orrore, ma ha una logica. Uccido il nemico di altro modo. No, uccido mio fratello. Non ama il prossimo tuo come te stesso, ma uccidi il prossimo tuo perché è colpevole che uno stronzo come Assad l'abbia preso come soldato. Non sei tu che mi ha ordinato di combattere. Io sono una piccola forza, sono stato costretto a fare il soldato. Non vengo arrestato, come ogni prigioniero dovrebbe, vengo ucciso. Solo perché la sfiga mi ha fatto essere soldato di Assad, o viceversa il contrario, quando saranno quelli di Assad, uccidere quelli. Questo è il punto più basso della fine dell'umanità, volta alla violenza e alla morte. Capite bene perché dunque il Rinascimento? In quel Rinascimento si è visto tutto il meglio che l'umanità poteva dare. In questa immagine tutto il peggio. E il peggio è il segnale di una decadenza da valori di cultura, di tolleranza, di capacità di capire, di comprendere l'altro, di non uccidere soprattutto. Un Dio che uccide non è un Dio, è il demonio.
e questo domina il mondo in questo momento, e noi cercheremo di rispondere con la luce del nostro Dio lontano. Bene. Troverete il libro del professore all'entrata per chi vorrà. Lascio la parola al presidente. No, io solo per chiudere, salutare, ringraziare Vittorio e dirvi che comunque sia piaciuto o no, insomma, sappiamo Vittorio quanto è in grado di dividere l'uditorio, anche in genere, diciamo, i cittadini di questo paese. Da quale parte sto io non è scontato, è ovvio, però avrete capito, soprattutto Renzo, avete capito che potete invidiarmi per aver passato gli ultimi 25 anni Vittorio e io assieme a fare tante cose, quelle che ha detto e quelle che non ha detto, tanta però, figa però capirete anche perché non posso fare il partito con Vittorio, l'avete capito questo, no? Grazie, arrivederci. Grazie.